Ci troviamo a Ortona, dove si è appena conclusa per 1-3 la partita giocata tra Sieco Service Ortona e Conad Reggio Emilia, vinta da Reggio Emilia. Ci troviamo con l'opposto della formazione ospite, Diego Cantagalli. Diego, oggi sei sceso in campo dopo il tuo infortunio e qui proprio ad Ortona, squadra con cui hai stabilito un record storico di 46 attacchi in un match. Che emozione ti porti a casa dopo questa giornata? Beh, sicuramente tanta, insomma, essere fuori dal campo per così tanto tempo, 2 mesi, insomma, mette un po' di tristezza. Quindi oggi per me è solo un punto di partenza, di inizio. Sono stato molto contento che questa scia negativa si sia proprio rotta qua, perché ho vissuto un anno molto molto bello e tornarci fa sempre piacere. Oggi avete affrontato Ortona in trasferta, il secondo di 3 match in una settimana. Come detto dal coach, non è stata sicuramente una partita facile. Cosa credi che abbia funzionato oggi in campo? Ma noi siamo stati molto bravi in battuta, come la scorsa partita, perché abbiamo gestito veramente bene tutte le situazioni, con direi pochi errori, e da loro, e loro hanno faticato molto. Quindi questa è stata una chiave importante. E poi sicuramente la nostra grinta, perché anche questa non è da sottovalutare, perché in molte partite può fare la differenza. Ci troviamo con coach Mastrangelo, allenatore della formazione ospite Conad Volley Tricolore. Coach, com'è stato prepararsi ad una partita in così poco tempo e che cosa ne pensi del risultato? Ma non siamo gli unici, valeva per tutti, quindi i problemi sono di tutti. Dobbiamo far tesoro di quello che dobbiamo fare, di qualche errore che ci è capitato in passato. Siamo una squadra abbastanza in alcuni ruoli giovane e dobbiamo capire come giocarle, come affrontarle, come approcciare queste partite. Non che abbiamo fatto male le altre, perché siamo mai partiti male, però abbiamo imparato. Oggi la squadra mi è piaciuta come ha reagito il primo set. Eravamo sotto, l'abbiamo recuperato, vinto, abbiamo dominato il secondo. Stavamo andando bene anche nel terzo, loro è chiaro hanno provato il tutto per tutto, hanno avuto dei turni in battuta che ci hanno messo in difficoltà, lì potevamo essere un po' più lucidi, però ho approfittato a far rivedere il campo a Diego, sono molto contento per questo, perché ancora non aveva dato il suo contributo alla squadra e come gli ho detto è in debito, non è il solo ancora, è in debito verso tutti, nel senso debito tra virgolette. È la squadra che lo sta aspettando, io lo sto aspettando, la società lo sta aspettando. Non volevo dargli un contentino, gliel'ho appena detto, ma volevo una partita vera, un momento vero di una partita per metterlo in campo. Non doveva essere un contentino, doveva essere un rientro serio. Serio, ho voluto quello, l'ho tenuto anche nel quarto, prendendomi tutti i miei rischi, perché chiaramente gli manca ritmo di partita, ritmo di gioco. Sono 60 giorni che non vedeva campo e quindi sono contento di quello che è successo. Adesso ci godiamo questi 3 punti e affrontiamo Cantù domenica alle 3, un'altra partita un po' strana come orario, grazie a un calendario così, e va bene così, va benissimo per tutti. Cioè, recuperiamo un attimo questo viaggio di 6 ore, adesso arriveremo in notte fonda e ci prepariamo per quella partita, che sarà l'ennesima partita difficile, di una delle tante, perché sappiamo che come questa sono tutte difficili, quindi il campionato è questo e ci continuiamo a cercare sull'entusiasmo di portare avanti la nostra classifica.